Buongiorno signori, benvenuti o bentornati sul canale. Siamo con la nuova Tigerona, primo giro insieme, 1200 Rally Pro. Io, Veronica e altri amici che adesso vi presento. Siamo a Valcava, vicino al Passo San Marco, che prenderemo per scollinare in Valtellina e proseguire attraverso strade secondarie fino allo Stelvio. Adesso vi vado a presentare i miei amici che hanno un'associazione sportiva, in questo caso motociclistica, appena aperta, una startup che punta a organizzare giri in moto, fare corsi di guida, quindi ragazzi giovani e preparatissimi che vi voglio presentare. Quindi Stelvio to Ride, il nome di questa associazione. Vi vado a presentare i ragazzi. Ciao, sono Michele, Tiger 900. Ciao, io sono Beppe e ho un 790 Adventure qui. E noi siamo un'associazione sportiva dilettantistica che nasce con l'idea di fare corsi di guida sicura. Io infatti sono istruttore, Michele lo diventerà quest'inverno. Oltre a promuovere il territorio in Valtellina, ma non solo, e organizzare tour ed eventi, e anche quelli sul territorio valtellinese, ma non solo. Ottimo, invece poi qua dietro di me c'è Samuele che ha 29k di follower su Instagram, mentre vi parlo sarà arrivato a 30. Ciao, ciao. Ciao Samu. Ciao. E tu hai una... ho un 1090 Adventure R e... niente, sono appena tornato da un viaggio, ma... Dove? Pirenei, Spagna. Wow, bello. È stato molto bello. Bello, eh? Molto, molto. Adesso vi faccio vedere anche le moto e poi proseguiamo il giro. Questa è la moto del Beppe. Quella è la KTM di Samu e c'è anche la Tiger 900 di Michele. Proseguiamo quindi, ragazzi. Sarà un weekend, spero bello. Speriamo di non prendere tanta acqua. E andiamo a vedere lo Stelvio, The King of Stelvio. Guardate che finestra di boh, cos'è? Sole là in fondo, assurdo. We'll be right back.
Allora ragazzi, siamo in direzione Stelvio e per fortuna io sono felicissima perché c'è il sole e davano una tormenta di neve oggi, quindi almeno qui, fin qui è andata bene, quindi speriamo anche su di non trovare brutto tempo e... Comunque volevo dirvi che anch'io sono sbarcata su Instagram con la pagina dedicata al canale YouTube Yomo Cree, quindi Zavorrina per caso, seguitemi se vi fa piacere e ovviamente seguite anche Yomo Cree su Instagram. Ci vediamo sullo Stelvio. Da Cisano Bergamasco stiamo salendo su queste stradine secondarie, direzione Passo San Marco, per poi proseguire attraverso tutte strade secondarie fino a Bormio e al Parco Naturale dello Stelvio. Dormiremo, se non c'è la neve, sopra in cima a 2800 metri sullo Stelvio, in un hotel, e domani scenderemo verso il lago di Resia. Prima uscita con la Taglierona 1200, sto iniziando a comprendere i dinamismi del 21 anteriore del Cardano, e ovviamente molto più ingombrante come mole questa moto rispetto a Multistrada V4, che era sicuramente più stradale e più piccolina, più contenuta nel volume, e quindi un po' da capire anche nei tornanti stretti, un po' di on off questo Cardano, ma è risaputo, è l'unico difetto, perché poi offre sicuramente tranquillità a livello di manutenzione ordinaria. Guardate che vista che c'è qua alla nostra destra, si vede Milano con i suoi meravigliosi grattacieli in fondo. Bellissima giornata, davano acqua, ma fino ad ora non abbiamo preso una goccia di pioggia, anzi c'è il sole. Vedremo poi, una volta superato il passo San Marco dall'altro versante valtellinese, come sarà il meteo. Guardate che quadro, ragazzi, Valcava, spettacolare, bellissimo. Sono le 11, ragazzi, un po' tardino, si è fatto tardi, tra una chiacchiera e l'altra siamo ancora qua, affrettiamoci. Ok, da Valcava siamo scesi a Sant'Omo Bono Terme, adesso siamo arrivati di nuovo in valle e risaliamo direzione Valtaleggio. Uno dei canyon più belli del Bergamasco, collega le valli di Bergamo a quelle di Lecco ed è una gola davvero suggestiva, bellissima ragazzi, c'è anche un video dedicato sul mio canale, uno dei posti più belli del nord come itinerario in moto. Minchia, che bella questa. Brembilla. Allora, strada molto molto sporca di fogliame, come vedete credo che ci sia appena stato un nubifragio qua, ma ragazzi bellissimo, sempre bella questa zona della Valtaleggio. Adesso siamo per entrare nel vero e proprio canyon, che è una meraviglia. Eccoci in Valtaleggio, dentro il canyon, ragazzi, questa è una strada meravigliosa. Guardate che spettacolo. Ma
Vediamo se riesco ad accendere anche l'altra. Sì. Bellissimo. Che meraviglia, ragazzi! Posto eccezionale, guardate la vegetazione com'è. Qui nasce una vegetazione unica, leggevo, perché è un canyon che permette alla vegetazione di crescere in un certo modo. C'è un microclima proprio in questo canyon. Infatti ci sono piante che non si vedono da altre parti così spesso. Come vedete si è un po' annuvolato, stiamo svalicando dalla zona di Lecco a quella di Bergamo e alla fine di questo meraviglioso canyon si imbocca poi il Passo San Marco che ci porterà in Valtellina. Ma questa, ragazzi, è una delle strade migliori, veramente un must da fare, Valtaleggio. Guardate che meraviglia. Poi in ogni stagione è diversa, guardate qua, cascate, questa è una stagione, siamo a fine settembre, piena d'acqua, in questi giorni ha piovuto molto ed è davvero suggestivo. Grande. Il nostro amico fotografo che ci ha fatto qualche scatto, adesso lo aspettiamo. Ripartiamo verso il Passo San Marco, purtroppo la situazione meteo peggiorerà tantissimo, prenderemo tanta acqua fino a Bormio e poi fino allo Stelvio, dove troveremo addirittura la neve. Ma i paesaggi sono sempre meravigliosi. Dal Passo San Marco volevamo fare la strada del vino organizzata dai miei amici Stelvio to Ride, che ragazzi vi consiglio di contattare se volete fare dei tour o se volete informazioni su corsi di guida sicura. Sono davvero preparati e ci metto personalmente la faccia nel consigliarveli. Vivono in Valtellina, quindi conoscono benissimo il territorio valtellinese, ma organizzeranno da qua in avanti tour anche più importanti, fuori mano, diciamo, fuori porta. Quindi da qualsiasi zona voi scriviate, chiedete info e poi in base alle richieste si può organizzare qualsiasi cosa. In tutta sicurezza, grazie alla loro esperienza, sono davvero bravi ad andare in moto, conoscono l'argomento
Infatti volevamo fare la strada del vino che ci portava da Sondrio fino a Bormio, percorsi un po' meno battuti, alternativi, ma data la situazione meteo hanno optato per una sicurezza maggiore e quindi abbiamo fatto la statale normale, per cui ragazzi tanta tanta competenza. E noi siamo qua, nebbia, sì. Passo San Marco. Se riusciamo ad aprire il telo Stelvio to ride, ragazzi, diamo una mano a Beppe. Guardate che impresa. Siamo a 2000, ragazzi, 2000, ci saranno circa 2 gradi se ci sono. Stelvio to ride. Oh yeah. Siamo arrivati a Bormio, inizia la salita allo Stelvio. Passo dello Stelvio, 2758 metri sul livello del mare, e 22 km in salita e 36 tornanti spettacolari da Bormio alla cima, intitolata al leggendario ciclista Fausto Coppi ed è il passo asfaltato più alto d'Italia. Qui nel 1953 Coppi vinse il Giro d'Italia e diede il nome a questa cima. Una delle più belle italiane per fascino, maestosità e fama. I lavori di costruzione iniziarono nel 1822 e furono completati in soli 5 anni, opera progettata e realizzata da Carlo Donegani, esperto progettista specializzato in ingegneria stradale montuosa. Fu finanziata da Francesco II d'Asburgo, che voleva collegare Milano all'Austria, poiché quelle zone erano nel 1800 sotto il dominio austro-ungarico. Il più alto valico carrozzabile d'Italia, secondo in Europa dietro il Col dell'Iseran, di pochi metri, ma anche se strade asfaltate transitabili più alte in Europa ce ne sono, altre due, la più alta è l'Ozzaler Glesklenstrasse, che potrete vedere su un video dedicato al canale, conquistata a luglio, e 2830 metri, ma ha uno sbocco chiuso, e l'altra è il Col de la Bonette, che non è un valico ma un semplice passo alpino ed arriva a quota 2807. Al rifugio alpino Tibet, con una deviazione su asfalto dal passo dello Stelvio, si arriva a quota 2800 metri e si gode di una vista memorabile sul passo dello Stelvio.
Proseguiamo la salita allo Stelvio, è sempre un'emozione grandissima. Questo è il versante lombardo. Domani nel prossimo video quindi vedremo il versante del Trentino con il famosissimo serpentone d'asfalto che si districa nella vallata dello Stelvio, ma è sempre un'emozione grandissima, uno dei posti più belli della nostra Italia e del mondo. Quindi stiamo per arrivare in cima, mettere le moto in garage perché qua abbiamo meno 1 grado, fa freddo, quindi ci facciamo una doccia calda dopo tutta la pioggia che abbiamo preso e andiamo a cena a vedere cosa si mangia. Ragazzi, siamo ad Albaredo e sono 3:30 di pomeriggio, ci siamo dilungati un po' a pranzo perché pioveva, quindi abbiamo fatto una sosta in trattoria a mangiare qualcosa di caldo. Adesso proseguiamo, scendiamo a Morbegno e andiamo a fare un po' di strade alternative, ma si è fatto tardi, quindi probabilmente taglieremo per arrivare allo Stelvio prima delle 6 di sera, perché già adesso ci sono circa 2 gradi. E quindi volevamo arrivare con una temperatura umana. Andiamo. Siamo arrivati in stanza, ragazzi, molto anni 70, proprio bella, stile proprio Montanaro. Siamo in cima allo Stelvio, 2758 metri il passo, e poi ci sono delle strade che portano su al ristorante Tibet che arrivano a 2008. Ragazzi, guardate cosa c'è fuori dalla finestra, vi faccio vedere. Neve a manetta, cioè ci saranno 10-15 cm di neve, 0 gradi, siamo arrivati su con 0 gradi, ma la strada fortunatamente è pulita. Adesso andiamo a cena, ci siamo fatti una doccia calda perché abbiamo preso tanta acqua, ma tutta antipioggia, hanno retto abbastanza, però guanti zuppi, stivali zuppi, e quindi ci siamo scaldati un attimo. Comunque ragazzi, qua sopra è un paradiso. Bravo! Che c'è il camino. Tanto ci sono anche qua. Ancora non hai dato il buff. Come? No. I Giuse, Stelvio, to è vero che ride. Mitch. Te lo vado a prendere. Ciao. Ciao. Grande. Bellissimo, ragazzi. Siamo arrivati su con la neve e il fuoco. Ci sono 0 gradi. Adesso mangiamo. Via, via, vai. Due, vedi, vai.
Ragazzi, fa freddissimo. Sono uscito un attimo qua davanti all'hotel, ma abbiamo meno uno e c'è un vento gelido misto neve. Però che figata, bellissimo ragazzi. Domani mattina partiremo da qua circa le 8:30, 9. Scendiamo dal versante del Trentino e andiamo a visitare il lago di Resia. Ma sicuramente sarà un'altra parte di video. Comunque adesso andiamo a cena, vi faccio vedere cosa ci degustiamo in queste zone e ci beviamo un paio di birre tra amici e poi ci riposiamo. Questo è il residuo di ciò che stavamo mangiando. C'era di tutto ragazzi, tagliatelle al cervo, cervo in salmì, formaggeri, c'era battute squallide, vino buonissimo, c'erano i pizzoccheri. Adesso andiamo di grappe. Tanto stasera non si guida, non si guida. Cos'è questo? Il formaggio alla griglia. Sì. Ragazzi, abbiamo finito la serata, stiamo finendo la serata e non mi resta che salutarvi. Se avete visto il video fino a questo punto vi ringrazio come sempre, lasciate un like, iscrivetevi se vi fa piacere e domani andiamo a fare un altro giorno andiamo a fare il lago di Resia e vedremo altri luoghi, vedremo chi scende di traverso. Esatto. Tra l'altro ragazzi, ci sono i due uomini delle foto Stelvio tra di noi, quelli che fanno le foto allo Stelvio, eccoli qua. Sono loro due. Che spellano. Sono loro che 10 fanno 10 euro a foto senza il file. Ma siete folli! Ma siete folli! Sono questi non due. Non neanche il ferro. È vero. Quanta gente indignata che ho conosciuto che le foto erano a pagamento. Che questi due stronzi non stanno lì seduti tutto il giorno per darvi le foto gratis. Questi due vichinghi, no, a parte gli scherzi, fanno foto professionali bellissime appostati tra i tornanti dello Stelvio. E poi sono scaricabili a pagamento su internet. Vi saluto ragazzi, a domani, ciao!